Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono Stefania ed oggi voglio condividere con tutti voi la ricetta della cheesecake senza lattosio con gli Oreo. Gli ingredienti che ci occorrono sono 500 g di panna vegetale da montare, 500 g di yogurt bianco, 400 g di biscotti digesti, cacao amaro in polvere quanto basta, 6 fogli di gelatina da 5 g, 2 pacchi di Oreo da 150 g circa, 30 g di zucchero a velo. Il procedimento è un po' lungo ma è molto semplice. Bisogna per prima cosa mettere a mollo la colla di pesce, quindi la si taglia in tanti rettangoli e la si mette a mollo in acqua ben fredda. Per risparmiare tempo io consiglio di metterla in frigorifero. Poi foderò la mia tortiera, io uso uno stampo a cerniera e la foderò con della carta da forno. In un pentolino dal fondo alto almeno un centimetro metto a fondere il mio burro delattosato. E con un mixer trito finemente i miei biscotti digesti. Per rendere un po' più scura la base della mia cheesecake ho aggiunto del cacao amaro in polvere e non l'ho pesata, sono andata un po' ad occhio, saranno stati circa 3 o 4 cucchiaini di cioccolato. Il procedimento è sempre lo stesso, ho continuato ad aggiungere a questo groviglio di cioccolato e biscotti il burro fuso e ho continuato a mescolare in modo che si compattasse. Poi ho riversato il tutto nella teglia foderata con la carta da forno. Ho livellato con l'aiuto di una spatola, l'ho messo in frigorifero a riposare per una decina, quindicina di minuti circa. Mentre la base rassoda in frigorifero, faccio sciogliere la gelatina strizzandola ben bene con un po' di yogurt e panna. Porto il pentolino sul fuoco, deve semplicemente scaldarsi, la panna non deve bollire. E quando sarà ben liquefatto verso il composto ottenuto nel contenitore dove ho messo lo yogurt. Aggiungo ora lo zucchero a velo, ne metto poco perché non voglio che il sapore della torta nel suo complesso risulti molto stucchevole, quindi non deve essere molto dolce, voglio che si senta il contrasto tra i biscotti Oreo, che sono comunque dolci al cioccolato, e lo yogurt, quindi una parte un po' più aspra. Unisco i due composti di yogurt e panna e vi aggiungo gli Oreo spezzettati. Ora la base è ben rassodata, quindi verso tutto il composto ottenuto, tutta la mia crema sulla base, quindi nella tortiera, e la lascio riposare in frigorifero per una mezz'oretta. Riprendo la mia cheesecake, la guarnisco con i biscotti che ho deciso di lasciare per la decorazione e ovviamente ognuno la decora a proprio piacimento, come la fantasia gli suggerisce,
e dopodiché la lascio che appunto riposi in frigo per almeno una notte, e il mio consiglio è appunto quello di mangiarla il giorno seguente alla sua preparazione. Il mio video termina qui, spero vi sia piaciuto, spero che proviate la mia ricetta e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, lasciatemi scritti i vostri commenti qui giù sotto l'info box. Quelli che vedete in sovraimpressione sono i miei canali social, mi raccomando seguitemi anche lì, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video. Ciao e alla prossima!